Ciao a tutti e benvenuti su questo canale, come state? Tutto a posto? Noi siamo iper pimpanti come sempre, l'unica cosa che non è pimpante è la mia voce, poverina, sta pregando. Davide, ti prego non fare un video oggi, ti prego, però io non potevo non farlo, anche perché il piatto di oggi è pazzesco, canederli. Cioè, di cosa stiamo parlando? Però i canederli di magro con dentro un cubetto di formaggio che si scioglie, e vi assicuro che è la goduria assoluta. Però il formaggio protagonista di oggi è questo. Mi commuovo, si chiama Val di Sole Dolce o Dolce Val di Sole. È un formaggio prodotto dal caseificio Presanella, tra parentesi io ve lo dico subito, per acquistarlo potete andare tranquillamente nei loro punti vendita a Mezzana, a Madonna di Campiglio e a Di Maro, ma se non avete la possibilità di dirigervi in questi punti vendita basta andare su www.caseificiopresanella.com nel loro sito, che poi è appunto dedicato anche allo shop, no? Hanno uno spazio proprio dedicato agli acquisti, e è un formaggio ideale per questa preparazione, e dopo vi racconterò anche le caratteristiche appunto di questo formaggio. Siete pronti? Perché questa ricetta è meravigliosa e soprattutto anche abbastanza furba. Un altro ingrediente per creare questi meravigliosi canederli, no? È il pane. È il pane che deve essere il pane. Pane raffermo, quindi, che non deve essere troppo vecchio, non deve essere secco completamente, però il pane ideale è che abbia 2-3 giorni, anche 3, facciamo 3 giorni. E il pane poi ideale ancora di più per fare i canederli è appunto il pane nostro bianco, trentino o comunque del nord Italia principalmente, che è appunto la spaccata o la michetta, quindi un pane fatto con la farina di grano tenero e lo strutto. Però se non trovate naturalmente questo pane, ci accontentiamo, no? E fate il pane con, sì, fate i canederli in pane, adesso stiamo qua a impastare apposta il pane per i canederli, fate il i canederli con anche un pane tipico delle vostre zone, non c'è problema assolutamente. La tradizione vuole che si tagli a cubetti, però noi lo mettiamo direttamente nel frullatore. Vi faccio vedere poi come dovrete, a che punto dovrete fermarvi con il processo di frullatura. Essere tritato troppo finemente, deve essere abbastanza grossolano anche in questo caso, e soprattutto se vedete che magari una buona parte del pane nel frullatore ha avuto la consistenza giusta, come dire, è stato tagliato nel modo opportuno, triturato, e magari ci sono anche qualche pezzo invece di pane ancora integro, lo spezzettate con le mani. Il risultato è questo qua, deve essere molto simile ai cubetti di pane. E poi se avete queste briciole così, non dovete preoccuparvi, perché queste saranno quelle che legheranno poi tutto l'impasto. Latte versato, il latte deve essere attorno agli 80 gradi, quindi bello caldo ma non bollente. E adesso, siccome noi non vogliamo che si agiti, lo lasciamo riposare così tranquillo per circa almeno mezz'ora. Se potete anche 2 orette non gli fa male, perché si deve raffreddare e il pane deve proprio inzupparsi di latte per poi essere proprio un tutt'uno, lo vedrete dopo. Risultato finale, anche se non abbiamo utilizzato proprio un coltello adatto, è abbastanza soddisfacente. Il profumo si sente proprio il latte, il burro appena fatto, però quel burro, come dire, che sta cominciando a sciogliersi, è una cosa un po' strana, non so come dire, però voglio spiegare a voi che questo formaggio qua è delicato, è dolce, ma anche il suo carattere, e vi assicuro che è un formaggio che accontenterà tutti, proprio perché noi a casa nostra siamo in 7, vabbè, 2 odiano i formaggi a prescindere, quindi cosa volete che vi dica, però gli altri 5, compreso me, vi assicuro che lo apprezzano davvero tanto. È un formaggio che
è assolutamente perfetto per questa ricetta, perché si scioglie anche facilmente. Poi è un formaggio, una novità, no, della Val di Sole, per l'Alta Val di Sole di per sé, perché è un formaggio che si produce in alta valle, e è un formaggio che viene fatto con il latte termizzato e latte intero, quindi è proprio molto corposo e ha anche questa caratteristica di sciogliersi molto facilmente. Adesso lo taglio a cubetti, e a cubetti di circa un centimetro per lato, e poi lo lascio da parte. Intanto il nostro pane sta riposando, taglio la cipolla e taglio tutto il resto. Per fare dei canederli col brodo e col ragù, vabbè, io li faccio col formaggio in questo caso. Se ciapa del prezzemolo e se lo taglia su, io uso anche l'erba cipollina. Farina, olio, ecco, la farina anche no, piuttosto pangrattato, perché sennò diventano duri. Olio, e io uso il burro e cigole, lugane, gecko, speck, e non le mettiamo perché li facciamo col formaggio. Sono un po' paranoico forse. Panvecio senza migole e un po' de forma snieco, vero formaggio morbido, e quello ne abbiamo, a bomba. Mi stavo dimenticando di una cosa. Cipolla rosolata, e adesso è diventata morbidissima anche perché con l'acqua cuoce proprio, non rosola solamente. E dopo aver fatto l'impasto, io ho lasciato questo, sì, l'impasto riposare per circa 10 minuti perché si asciuga maggiormente, senza però mettere pan grattato e farina. La farina poi io non la uso mai. Se vedete che però è leggermente troppo umido, usate il pan grattato. Sono dei canederli piccoli questi qua, non devono essere troppo grandi secondo me, questi qua con il formaggio. Guardate, allora prendo l'impasto deve essere grande circa più o meno così, come una noce circa, così. Lo appiattiamo sul palmo della nostra mano. La consistenza, guardate bene, non deve essere troppo dura, un po' appiccicosa. Prendiamo un cubetto di formaggio grande così, lo mettiamo al centro. A questo punto chiudiamo, e se vediamo che necessita ancora un po' di impasto, ne metto tranquillamente sopra ancora un po', e poi con le mani leggermente umide, ma io in questo caso ce le ho asciutte, faccio la mia sfera. Schiaccio bene, in questo modo il formaggio si appiccica molto bene all'impasto del canederlo, e questo qua è il risultato. E poi i cubetti di formaggio in realtà non servono, molto regolari. Io, come potete vedere, sono dei quadrati abbastanza, come dire, molto artistici, quindi non serve star lì ad essere troppo precisi. L'importante è che, se vedete che questo magari pezzettino qua è troppo piccolo, ne unite un altro piccolo e ne formate uno, diciamo, standard di cubetto. Io procedo intanto. È importante che non ci siano delle crepe in superficie. Se si formano delle crepe, vuol dire che l'impasto è troppo asciutto, e quindi dovrete inumidirlo con un goccino di acqua o di latte. L'importante, insomma, è che otteniate una superficie liscia, che così almeno appunto non si rompono e rimangono assieme. Butto i canederli in acqua salata. L'acqua deve bollire, ma non deve bollire vorticosamente, deve bollire appena appena, sobbollire. E li lasciamo andare per circa 10 minuti, perché comunque anche se sono piccoli devono bollire un po', perché poi il formaggio dentro si deve squagliare leggermente. Affinché non si rompano poi e non si attacchino, voi dovete semplicemente smuovere leggermente, no, l'acqua, così facciamo un vortice con il cucchiaio di legno senza toccarli però. E li facciamo cuocere appunto 10 minuti, anche se vengono a galla non vuol dire che sono cotti, devono comunque cuocere per questo tempo.
E nel frattempo ci occupiamo del pesto, tanto si fa in 5-3-8. Prendo la salvia, la lavo 2 secondi, questa qua è la salvia del nonno Pio. L'importante è che abbiate la salvia del nonno Pio, mi raccomando. E poi la laviamo velocemente così e la frulliamo con le noci. Metto il formaggio grattugiato, metto un po' di sale, un po' di pepe, 30 grammi di olio, quindi anche un pesto abbastanza leggero, perché tutto il resto sarà l'acqua che sostituirà l'olio per renderlo comunque abbastanza cremoso, non deve essere troppo sodo. Formaggio un po' meno perché questo qua è di più, subito le noci. Poi metto tanta acqua quanto ne serve per fare questo pesto piuttosto cremoso, non troppo denso. E io procedo. E questo è il piatto terminato. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video, ringrazio assolutamente anche i miei cari amici del caseificio Presanella, ciao a tutti ragazzuoli, fate i bravi e noi ci vediamo come sempre presto e spero anche puntuali giovedì prossimo alle 17, cliccate qua e qua per altri 2 video, mentre qua per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ciao!